Sembra che in Gallure il rapporto spesso conflittuale tra tradizione e modernità abbia raggiunto una sintesi invidiabile rispetto ad altre zone della Sardegna? Beh, certamente in Gallura il rapporto locale-globale ha fatto un passo avanti, nel senso che una zona, la Gallura, che ha elaborato attraverso il turismo e anche attraverso una cosiddetta civiltà degli stazzi, che per me è veramente una civiltà degli stazzi, ha saputo coniugare discretamente questo rapporto locale globale. Tuttavia, per i capitali che vengono da fuori e che sono difficili da controllare, bisognerebbe questo rapporto locale globale elaborarlo ulteriormente, sia a livello culturale, ma soprattutto sia a livello economico, per essere i galluresi padroni dello sviluppo, perché c'è il rischio che invece i capitali internazionali, spesso non a pro dei galluresi, ma a profitto loro, possano un po' falsare questo rapporto, e allora noi abbiamo una imposizione dei capitali esterni sull'elaborazione invece la crescita dei capitali interni alla Gallura. Ecco, questo potrebbe essere un argomento da approfondire. Lei sistematicamente ritorna sulla rivoluzione copernicana della Costa Smeralda negli anni 80, negli anni 90 con Narciso in vacanza e adesso nel 2011. Lì si gioca molto della nostra storia, del nostro passato, con ovviamente ripercussioni in un presente dal punto di vista prevalentemente economico? Ma la Costa Smeralda, io ci ho scritto due libri anche abbastanza critici. Bisogna dire che l'intervento dell'Aga Khan
fu un intervento di un certo stile, non fu l'intervento dei palazzinari e dei villaggi turistici vicini, per esempio, alla Costa Smeralda. In questo senso dire che ha uno stile significa un po' distinguerlo. Tuttavia comunque era un'isola nell'isola, perché non c'era un'apertura reale alla realtà sarda in economia, nella società e nella cultura. Per cui il discorso un po' è andato così, strappandolo a un possibile sviluppo. Mi sarebbe piaciuto che ci fosse un'agricoltura pari a quel tipo di turismo nella piana di Arzachena e dell'Iscia, quindi creare un'agricoltura confacente, altrimenti non un prodotto sardo entra in Costa Smeralda. Devo dire però che la svolta che c'è adesso è interessante, perché si tende a dare maggiore importanza al fatto che sia in Sardegna, e quindi, diciamo, se non fosse una parola un po' brutta, alla sardizzazione, ma con stile, voglio dire, senza chiusure, a favore dell'ambiente gallurese stesso, che si caratterizza come identità sua, per dare questo contributo di cultura gallurese alla realtà smeraldina. A lei pare che Olbia sia, come dire, da inquadrare dentro quella costante resistenziale a cui fa riferimento Lillio attraverso la lingua, attraverso il dialetto gallurese? Ma costante resistenziale non so, non è così pronunciata, perché Olbia è una città aperta, è una città di immigrazioni, e già da quando? Da sempre la storia olbiese, da 50 anni, 60 anni, 80 anni, budusuini, bittesi, tempiesi, calangianesi, eccetera, eccetera, e lodeini, arzachenesi, quindi è una città di... e poi dall'esterno, pugliesi, liguri, toscani, eccetera. Però voglio dire, Olbia ha questo vantaggio che è stata una città aperta, una città che ha accolto tutti e dove tutti hanno tentato di realizzarsi. Il rischio è sempre quello, secondo me, che anche Olbia oggi è dentro una realtà di capitali forti, e io ho la mia paura è sempre che questi capitali esterni forti dirigano in realtà economia e politica gallurese. E quindi bisogna che ci sia una politica forte, un'economia locale forte, che controbilanci questa realtà. Poi l'identità gallurese mi sembra che stia percorrendo una buona strada, per esempio con la difesa della lingua gallurese, e ci sono dei comitati giustamente che fanno questa lotta per la difesa. Non mi piace questa contrapposizione tra sardo e gallurese. Olbia è la città che risolve questo problema, è una città bilingue, dove chi parla sardo, così si dice sardo, e chi parla gallurese, cioè chi parla lugudorese, chi parla gallurese, si incontra senza conflitto. E io trovo molti bittesi che parlano sardo e gallurese, e vedo galluresi che parlano anche l'olbiese, l'olbiese originario, cioè il sardo. Non la vedo questa contrapposizione. È bene che Olbia sia una città bilingue, senza contrasto, e le due lingue si confortano tra loro, non in contrasto. L'antropologia è spesso fatta della logica binaria, natura, cultura, maschio, femmina, crudo, cotto, insomma. La nostra città e la Gallura intera, a cosa si può agganciare rispetto a questa logica binaria? Ma non saprei dire riguardo alla logica binaria alla Gallura. A me pare che la Gallura debba svilupparsi così: una forte capacità di sviluppo locale e accettazione, come di fatto è, accettazione col globale. Quindi il locale globale va binario, sì, ma va interpretata che il globale non sopravanzi troppo il locale e il locale non si chiuda. A me non pare che il locale olbiese e gallurese si chiude, tutt'altro, è aperto. Casomai il rischio è di una globalizzazione omogeneizzante, cioè di una globalizzazione impositiva che è a danno dell'identità gallurese. Come difendere l'identità economica, dico, non solo culturale, linguistica, culturale, ma soprattutto economica gallurese, in modo che siano i galluresi gli artefici veri del loro sviluppo. Secondo lei, come mai Michelangelo Pira, Antonio Pigliaru, Peppino Fiori sono delle figure che nella scuola italiana sono poco presenti? Ma tutta la cultura sarda nella scuola italiana non risulta, è strano, perché sono personaggi di grande prestigio. Non so, ma per esempio adesso si parla dei 150 anni, e chi mai ha sentito a livello nazionale dell'importanza di Giorgio Asproni nell'esorgimento? Assolutamente no. O l'importanza del federalismo
di, adesso mi sfugge il nome, di collinas di importanza assolutamente europeo. Beh, non viene ricordata la Sardegna, cioè la cultura sarda, cioè una cultura considerata periferica e quindi non ha nessuna importanza, anche invece dove ha personaggi di grande statura che possa appunto proporsi come prodotto culturale forte, e quindi non, è una forma periferica. Io che ho vissuto 20 anni a Milano mi rendevo conto di come, e collaborando al Corriere della Sera, già nell'ambito del Corriere osservavo che la Sardegna era vista o come turismo o come banditismo. E questo non va bene, la Sardegna parlarne. Però noi sardi cosa facciamo per essere anche noi soggetti di una storia più larga? Beh, io direi ben poco. Come dice lei nel suo ultimo libro, bisemus o no bisemus? Spesso non bisemus, invece bidivimus essere. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, and you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down, and they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know that door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. Dottor Doriano, in veste di soprintendente, la città di Olbia qual è il reperto più sensazionale o comunque il sito archeologico che ha una valenza, diciamo, così importante da essere menzionata e valorizzata ulteriormente, secondo lei? Allora, per quanto riguarda i monumenti, diciamo che il pubblico può vedere, una tomba di giganti, una fattoria romana, un nuraghe, un pozzo sacro, le mura puniche. Forse quello che diciamo che riassume un po' la maggior parte dei significati è proprio questo qua, l'acquedotto, perché l'acquedotto romano meglio conservato della Sardegna. E tombe di giganti ce ne sono tante, nuraghi ce ne sono tanti, anche più spettacolari di quello di Cabo Abbas, anche pozzi sacri, questo è l'acquedotto romano meglio conservato, e quindi anche perché il piccolo comparto territoriale, il paesaggio nel quale è inserito è da gita di Pasquetta, insomma, ecco, raccoglie entrambe, riassume entrambe le valenze. Mentre l'oggetto è il ritrovamento, è questa. A volte quello che è spettacolare e appagante per il grande pubblico non lo è altrettanto per l'archeologo, e viceversa, a volte quello che fa esultare un archeologo non è spettacolare, non è appagante per il grande pubblico. Quindi allora sul piano dell'impatto, naturalmente le navi, i relitti rinvenuti nello scavo del tunnel che stiamo siamo in corso di esposizione al museo,
sono sicuramente di grande impatto e ci hanno dato un'enormità, i relitti e lo scavo intero, un'enormità di informazioni. Ma ci sono anche cose molto meno spettacolari che per noi hanno un significato straordinario, per esempio frammenti, concetti, no? Greci ci hanno chiarito la prima fase della la nascita della città di Olbia, sulla quale si è dibattuto tantissimo, e che è una prima fase fenicia, e poi per un po' più di un secolo è stata una città greca, quindi si è potuto confermare da frammenti di ceramica che il grande pubblico non può apprezzare. Che Olbia è stata appunto per quasi più di un secolo l'unica città greca della Sardegna, e questo sul piano storico, sul piano culturale è di grande rilevanza. In conclusione, dottor Doriano, un soprintendente per i beni archeologici della Sardegna ha comunque sicuramente delle idee, delle novità da proporre e dei progetti che riguardano appunto il bene storico e archeologico della nostra isola. In generale, qual è la sua idea per il futuro? La questione nazionale. È bene che il pubblico sappia che oltre al costante calo delle risorse destinate ai beni culturali, che è un male cronico che viene da lontano, ma che non, il declino non si arresta, siamo arrivati a livelli di guardia, adesso c'è anche il declino drammatico delle risorse umane. È bene che si sappia che è tantissimi anni che pratica, a parte casi rarissimi, il Ministero dei Beni Culturali non assume più nessuno. Gli uffici si stanno svuotando, la gente sta andando in pensione e i ranghi non vengono rimpiazzati. Questo è un male di tutta la pubblica amministrazione. E noi non facciamo eccezione, l'età media del personale aumenta, io sono uno dei più giovani, fate un po' voi i conti, e continuando di questo passo, la qualità e la quantità del lavoro che noi possiamo produrre non può che calare quotidianamente. È una situazione di emergenza. Continuando di questo passo, tra 10-15 anni le soprintendenze non esistono più. Può essere che faccia comodo questo, eh? Può essere che faccia, in questo clima di deregulation totale, può essere che questo faccia comodo. Il dramma è che non possiamo... Se non entrano le forze giovani nei nostri uffici, quel po' di buono che possiamo aver imparato con la nostra esperienza, eccetera, eccetera, non possiamo trasmetterlo. Quindi quel bagaglio di mestieraccio, diciamo così, che al di là delle norme, che al di là della preparazione scientifica possiamo aver acquisito, morirà con noi. Ogni volta che torno casa antica, ma accendo in cuore il rinnovato affetto, che a visitarti più spesso m'obbliga, ma carietti e di calenti aspetto. Sei qualche cosa più di un'amica, quasi una mamma pal sacro rispetto, che mi lia un affetto e sentimento pal caccennato ed è cresciuto un drento. Beh, quando s'amore ti sardava non ho fatto il suo mondo a tiriscola, sempre in suo balcone scampiata a baidende che bicola. La poesia è cambiata certamente, come tutte le arti praticamente si affina sempre di più e si evolve sicuramente, e praticamente si è evoluta anche in termini di poesie locali come la nostra, la poesia sarda. Però rimane sempre lo spirito che anima il poeta, che è sempre quello. Se non si sente la poesia non si può esprimere. La Gallura soprattutto è stata sempre una terra di poeti. Poeti direi di serie B, perché magari concorrevano poeti illetterati.
però avevano il talento, erano prodigiosi, erano. Sono entrato a far parte del gruppo di Amistade, dall'esterno intendo, perché siamo stati invitati, io e tutti gli altri che ci interessiamo di poesia, così a livello amatoriale. E però è stata non solo per Amistade, ma per Ulbia è stata una conquista grossa, perché ho visto che man mano stiamo andando avanti, le cose stanno migliorando, perché da quello che era prima un premio di poesia locale è diventata poesia internazionale, molto qualificata, direi, perché ne concorrono poeti di fama internazionale. E si è estesa nel senso, perché dal titolo Poesia multietnica si capisce che concorrono tutti i popoli afro-mediterranei e dell'Europa. Dottor Bachisio Bandino, cosa significa oggi la parola indipendenza per i sardi? Ma è una parola difficile da chiarire, perché molti parlano indipendenza uguale sovranità, indipendenza uguale autodeterminazione. C'è un po' di confusione, però a me interesserebbe che il discorso verta soprattutto su questo aspetto. Come fare in modo che non ci sia la dipendenza? Cioè, noi siamo a favore della non dipendenza. Possiamo tutti assieme, che uno condivida o non condivida l'indipendenza, lavorare perché non ci sia in Sardegna questa dipendenza che di fatto c'è? Allora noi vogliamo lottare per la non dipendenza. Come si può attuare questa non dipendenza? Si attua in pratica, concretamente in scelte politiche. Per esempio, noi non vogliamo avere la dipendenza delle paleoliche messe sul mare così, perché non dipende da noi, ma dipende dal ministero che è a Roma, il Ministero dell'Ambiente. Bene, noi siamo tutti d'accordo contro questa dipendenza dell'imposizione. Noi sardi e non per le internazionali. Siamo tutti d'accordo contro la dipendenza di basi militari dove avvengono esercitazioni e malattie ormai conclamate, basterebbe vedere l'inchiesta del procuratore Fiordalisi alla Nusei per la zona di Quirra. Contro questa noi vogliamo combattere? E certo, tutti, indipendentemente dai vari partiti politici, contro questa dipendenza. E così via dicendo, i soldi che ci deve lo Stato perché ci spettano per legge, lo Stato riconosce che ce li deve dare, ma non ce li dà. Beh, vogliamo combattere contro questa dipendenza? Ecco, questo è il motivo che anima questo mio libretto.